Benvenuti a Taste, il magazine culinario di Euronews. Oggi siamo in Francia, in Borgogna, una regione conosciuta in tutto il mondo per i suoi vini eccezionali, ma noi non parleremo di questo, ma di una bevanda altrettanto unica, il sake. Gauthier Rossi, grazie per averci ospitato nei suoi vigneti. Lei è enologo, agronomo e uno dei massimi esperti mondiali di sake, ha anche scritto un libro, Nihonshu, il sake giapponese. Ci racconti tutte le sue particolarità uniche. Grazie per l'invito. Innanzitutto, ciò che determinerà le caratteristiche del sake è la sua materia prima, il riso. Se si trova in condizioni ottimali, un frutto può fermentare in modo naturale e produrre vino, mentre per i cereali non è la stessa cosa. Il sake giapponese è una pura creazione del genio umano. Esploriamo la cantina di famiglia. Il nostro enologo ci spiegherà le caratteristiche organiche del sake. I sapori sono percepiti dall'essere umano tramite i gusti. Umami, dolce, salato, acido e amaro. Umami significa saporito, è come la salsa di pomodoro che viene cucinata a lungo. Ecco, il sake è un mix di umami e dolce. È meno acido e amaro invece rispetto al vino e alla birra. Quindi il sake è percepito come piacevole, gustoso. Dunque il sake si abbina particolarmente bene con determinati alimenti. Assolutamente, soprattutto con piatti difficili da abbinare ad altre bevande, come asparagi, uova e frutti di mare. Su questo punto è stato dimostrato che il ferro è l'elemento principale che, abbinato ai frutti di mare, crea spiacevoli aromi, ma il sake è molto povero di ferro, quindi si adatta perfettamente a tutti i tipi di frutti di mare. Lasciamo la Borgogna per andare nella regione di Champagne, qui incontriamo Sylvain Huet, esperto di sake. Sylvain, lei sta organizzando lo European Sake Show, il più grande evento dedicato al sake fuori dal Giappone. Chef e cuochi di tutta Europa puntano sempre più sul sake? Il sake si sposa naturalmente con la gastronomia giapponese che l'ha visto nascere, ma tutta la cucina occidentale può trarne beneficio, sia quella francese o italiana. Dalla cucina gourmet e bistrò alla cucina di ristoranti a 3 stelle, il sake non è solo complementare al vino, ma può consentire una vera rilettura di piatti a volte classici e a volte innovativi. Eccoci all'Assiette Champenoise, dove troviamo lo chef Arnaud Lallemand, 3 stelle Michelin, a cui piace combinare frutti di mare e sake. Tutto bene? Bene, assaggeremo, sperimenteremo, faremo dei mix, vi farò sognare con il sake i miei piatti. Oggi cucineremo un granchio commestibile del mare della Bretagna, messo a bollire all'ultimo momento. Dopo averlo rimosso dall'acqua, lo puliamo delicatamente con una pinzetta e ci aggiungiamo qualche verdura all'interno. Questo elemento vegetale è ciò che permetterà di abbinare perfettamente questo pesce al sake. Mantengo sempre il lato effervescente perché comunque sono un amante dello champagne, ma ho avuto questa curiosità scintillante con il sake. Per me è una vera scoperta. Ho intenzione di usare una rapa. Dopo che ha assaporato questa rapa, poco per volta, allora piano piano devi bere del sake. Ah oui. È la rapa che dà il giusto legame tra il sake e il granchio di mare aperto con la zuppa di pesce. E la rapa è un po' spinosa, speziata. È come se mettessi la lingua su un'ortica. Ecco, la rapa è il giusto legame. Merci Arnaud e compagni. Compagni, chef.